Most of the employees don't even have. I mean, what's it all about? Well, all of the foreign policy organizations in the world, at the end of World War I, the Rothschilds organized a number of groups called, one was the Royal Institute of International Affairs in London. It's called Chatham House. And that is the think tank of all of Europe today. Questo signore, the headquarters in London, the real headquarters are in Brussels, che sta rilasciando questa intervista, è Justus Malles, quello che ha scritto il libro I segreti della Federal Reserve. Chi era questo personaggio? Era che referenze ha? Dunque era un laureato, ha fatto per un po' di tempo il bibliotecario alla Library of Congress, ovvero sia la biblioteca del congresso, e ha raccolto materiale per scrivere un libro che non è mai stato pubblicato in Italia, che si chiama... Ha avuto un incontro particolare, no? Con Ezra Pound, esatto. Quando appunto Ezra Pound era ricluso alla St. Elizabeth Hospital, ha scritto questo libro che si chiama I segreti della Federal Reserve, che non è mai stato pubblicato in italiano, che è pubblicato in inglese, e in questa intervista, se lo vuoi riprendere un attimo ancora, avrei una persona simpaticissima. Justus Malles è morto circa 5 anni fa, era del 1923, e ha scritto, oltre a questo, al libro che ho testé detto, anche The World Order, l'ordine mondiale, dove naturalmente tutto il contenuto di questo libro viene riepilogato in questa intervista. Le cose facilmente reperibile su internet, diciamo, per chiunque voglia vederlo, lasciamolo vedere, esattamente, chi vuole darlo a vedere. Ecco, vedete qua, c'è su YouTube. What do the corporate bankers have? Justus Smiley's present the world order. Andate su YouTube. La domanda che gli è appena stata fatta: chi controlla le banche internazionali? Che strumento rappresentano le banche internazionali? Rappresentano un potere, si riferisce al, direttamente questo scrittore qua, si riferisce direttamente al potere sionista, cioè le banche internazionali sarebbero uno strumento del potere sionista. Queste banche internazionali, come sta continuando a dire Justus Malles in questa intervista, sono quelle che poi promuovono le guerre. Hanno promosso la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e secondo i cosiddetti protocolli dei Savi di Sion, che poi ci dirà qui che cosa sono anche questi protocolli dei Savi di Sion, dovrebbe poi fra qualche anno scoppiare, far provocare appunto anche la terza guerra mondiale, che sarà una guerra, perché la terza sarebbe stata la guerra fredda. La guerra fredda, come dice Justus Malles, è stata una fregatura per contrapporre due poteri che avevano appunto la potenza atomica e fare in modo che si costituisse lo Stato di Israele, il vero potere che è concentrato appunto sul Mediterraneo. Sì, in ogni caso dobbiamo sempre ricordare, che la la guerra fredda, ancorché organizzata dai compari, è stata una guerra che ha comportato la morte di almeno 10-15 milioni di persone, per non citare il Vietnam. Per costoro sono quisquiglie in ogni caso. Corea, Vietnam, Somalia, eccetera, Afghanistan, Iraq, Libia, e adesso la prossima sarà la Siria. Sono tutte cosiddette guerre di bassa intensità, che però hanno consentito agli Stati Uniti d'America, cioè al potere che governa, che tiene sotto controllo il governo degli Stati Uniti, entrambi considerati da Justus Malles vere e proprie organizzazioni a delinquere, cioè una banda di criminali, va bene, anche il governo degli Stati Uniti e lo stesso presidente eletto, una marionetta di questo governo che poi è controllato da questo potere sionista. Il più grosso strumento di
di esercizio di questo potere è la cosiddetta ADL, ADL, ovvero Anti-Defamation League, che ha un potere enorme. Quando è stata fondata la Anti-Defamation League? 1913, con i soldi di chi? Del banchiere Jacob Schiff, ebreo, il quale avrebbe anche provveduto al finanziamento, finanziamento della rivoluzione bolscevica e poi naturalmente mantenuto l'Unione Sovietica per tutta la sua esistenza. Oh, secondo quest'autore c'è un'altra cosa importante da dire prima poi di commentare altre cose che ha detto lui. Secondo quest'autore il sistema avrebbe noi ne siamo convintissimi, creato la scusante per l'attacco all'Iraq, no? Con la provocazione del crollo delle due torri, cosiddette due torri gemelle più una, perché poi in realtà dice tre. Justus Mahler che il primo commento subito dopo il 9-11, cioè l'11 settembre, fu proprio rilasciato dal New York Times, noto organo controllato dai sionisti, il quale commentava in poche righe: questa è una manovra del governo, cioè l'incidente, la caduta delle due torri che sono, si è ormai stabilito, che sono crollate in questa maniera, cioè sono crollate su se stesse, attraverso la collocazione di vari demolition charges che erano state poste ad ogni piano e sincronicamente avrebbero dovuto deflagrare per fare crollare tutto. E si vedono anche benissimo. Ecco, altrimenti, e quando sarebbero state messe? Sarebbero solo nel mese di luglio del 2001, certo. Aspettando appunto settembre, perché sempre del 2001, 9-11, cioè l'11 settembre, che ci sarebbe stato il famoso impatto di questi aerei fantasmi, aerei camuffati, certo, ma poi fantasma proprio, perché può anche darci, c'erano né terroristi, creazioni né televisive, non c'erano terroristi, non c'era nessuno, era un aereo telecomandato. Madonna, quante cose che dico, qui va a finire che gli arrivano da qualche parte. Va bene. No, senti Alter, perché è simpaticissimo questo vecchio. Of the population of the United States was of German origin. So this is like a civil war. Sta dicendo che il 52% durante la Prima Guerra Mondiale, il 52% della popolazione degli Stati Uniti era di origine germanica. Quindi è successo che molti sono andati a combattere per la Germania e altri invece, sempre di estrazione degli Stati Uniti ma naturalizzati americani, combattevano contro magari dei familiari o dei fratelli che erano sempre i tedeschi, sono sempre stati di mezzo, anche durante la cosiddetta guerra di indipendenza americana contro gli inglesi, dove tedeschi erano con gli inglesi e tedeschi erano con i cosiddetti coloni americani, mentre in realtà poi la guerra di indipendenza statunitense è stata combattuta dall'esercito francese, che è l'autentico vincitore degli inglesi. Comunque io raccomando chi ha la possibilità di vederlo e di interpretarlo naturalmente. Ma ci sono, c'è il traduttore automatico oltretutto. Sì, su YouTube c'è il traduttore automatico. Israele controlla la politica estera americana? Sta dicendo che Israele controlla il governo degli Stati Uniti. Tanto è vero che Aaron Sharon è sempre stato quello che ha ordinato la politica estera, la politica internazionale americana. Non solo, ma in Italia quando qualcuno ha un minimo di investitura, fra poco anche quelli che andranno a fare avranno l'investitura per andare a pulire i cessi, devono andare assolutamente a inginocchiarsi a Tel Aviv, perché se non vai a inginocchiarti a Tel Aviv non ti spetta il posto nemmeno di pulire i cessi. And because it was such a raw deal, because nobody in the world wanted a national home for the Jews,
particularly the Jews, because they lived very well as a parasitic people all over the world, and they didn't particularly look forward to the idea of being confined to one country, which of course they never have done. Siccome gli ebrei erano sparsi per tutto il mondo, ma avevano e si ritenevano una nazione, per quanto sparsi per tutto il mondo, ritennero di dover avere una propria nazione nel quale concentrare il loro potere, e che fu naturalmente la cosiddetta terra promessa, per altri versi, che era appunto Israele. E sta appunto dicendo che per questa ragione il giudice Brandeis, Louis Brandeis, che era un giudice dell'alta corte degli Stati Uniti, della Suprema Corte degli Stati Uniti, era stato appunto uno di quelli che aveva deciso l'intervento nella Prima Guerra Mondiale insieme al colonnello Mandelhaus, e aveva preparato tutto il piano che prevedeva appunto l'intervento di Woodrow Wilson alla conferenza di Parigi, dove la conferenza di Parigi sarebbe in particolare stata predisposta proprio dal potere sionista, per fare in maniera appunto di acquisire attraverso la prima e poi la seconda guerra mondiale il controllo del mondo intero. Per questo controllo del mondo intero, come sta dicendo adesso Justus Mallins, sarebbe previsto dopo la deflagrazione di una terza guerra mondiale, non si sa bene in quale maniera combattuta, perché naturalmente c'è il pericolo e il timore della guerra atomica, e stabilire un governo globale con una moneta, con una single global currency, cioè con una moneta unica globale, naturalmente dominato dai sionisti, non direi ebrei, direi sionisti, perché ci sono ebrei e ci sono ebrei, tanti ebrei sono contro il sionismo, questo è bene sottolineato. Niente, appunto ci sarebbe il controllo che avrebbero preso questi sionisti, ma è appunto il timore della guerra atomica, e quindi la paura della guerra atomica sarebbe il riflesso di quanto raccontato da George Orwell nel libro 1984, con quel governo che vieta dalla propria Costituzione di pensare ad una propria tradizione, ad una tradizione delle nazioni, quindi tutti quelli che hanno, italiani, francesi, australiani, eccetera, dovranno formare un'intera cittadinanza globale, dimenticandosi ciascuno la propria tradizione e soprattutto la propria storia. E questo che è appunto è una forma di decerebralizzazione. Esatto, poi vabbè ci sono non conoscere la propria storia, diceva Cicerone, come essere sempre bambini. Sì, è vero, e quindi dobbiamo diventare piano piano dei bambini, anche perché abbiamo perso il senso della nostra, cioè vogliono che noi perdiamo il senso della nostra cultura, il senso di appartenenza, la nostra tradizione, eccetera. E questo si dimostra anche nella grande diffusione, nell'uso continuo della lingua inglese. Noi facciamo sempre meno uso della lingua italiana, la lingua di Dante, noi la usiamo sempre meno, anche nel linguaggio corrente di tutti i giorni, nel giornalese, nel linguaggio politico, è tutto oramai. Tant'è vero che ormai si chiama itangliano. Itangliano. Ma noi abbiamo un esempio tipico di gran bambino. Il più grande bambino è l'attuale presidente della Repubblica, può essere nominato il gran bambino. Sì, ma lasciamo perdere, quello già, non voglio adesso fare delle difese, ma insomma vengono selezionati personaggi quali per età, oppure sono personaggi del tutto ininfluenti e rappresentano soltanto un portavoce di un potere che li coordina. È stato un piano del governo americano il 9-11, cioè l'11 settembre. Sì. Non so in quale altra maniera spiegarlo, ma è proprio stato un inside job. Ecco, bene, inside job vuol dire... Che simpatico che è questo. Un lavoro molto amico di Ezra Pound. Io ho provato a scrivere una cosetta a proposito del suo primo incontro con Ezra Pound. Ho scritto l'anno scorso un
un articolo per il quotidiano, quotidiano Rinascita. Stavo per dire Repubblica, scusa. No, ok. Il primo incontro che è avvenuto al St. Elizabeth Hospital nel 1949 tra Eustace Smiley e Ezra Pound. Eustace Smiley si era accompagnato da Miss Dorothy, che era la prima moglie di Ezra Pound. E proprio in quell'occasione fu Ezra Pound che lo incaricò di svolgere alla biblioteca del Congresso, dove lavorava Eustace Smiley, un'indagine sulla Federal Reserve Bank. Naturalmente ricco oramai di tutti, ricco di tutte quelle che erano gli studi e le esperienze che aveva fatto prima di naturalmente lanciare i famosi proclami al popolo americano e alla leadership politica americana di non fare la guerra, di non entrare in una guerra, nella guerra, nella seconda guerra mondiale, che sarebbe stato una catastrofe, una tragedia generale, e c'erano tutti i presupposti per mantenere quella che era una politica monetaria corretta e voluta da, purtroppo devo dirlo, dai nazisti e anche da Mussolini. Quindi fascismo, nazismo, Italia, Germania e Giappone rappresentavano quello che era. E tutti i piccoli stati dell'Europa centrale erano tutti quello che era, come dimostra, i ribelli dell'economia, del sistema monetario ed economico finanziario stabilito nel Federal Reserve System. Il tentativo della Ungheria di oggi di rimanere immune dalle pressioni della Banca Centrale Europea è il riflesso dell'economia che aveva l'Ungheria negli anni 30. Tant'è vero che l'Ungheria era alleata dei paesi del tripartito. Facciamo vedere un momento il ritratto di Ezra Pound. È qui. Il ritratto di Ezra Pound è... l'ha fatto un pittore che sta un noto pittore internazionale. Comunque io ammiro molto questo personaggio, è un personaggio veramente interessante. Insomma. In conclusione, cosa possiamo dire? Aspettiamo, se hai ancora un po' di tempo, aspettiamo di arrivare a un punto essenziale dove parla sempre di questo potere sionista che purtroppo esiste, anche se c'è qualcuno commentando questo video, dice forse insiste un po' troppo sul problema ebraico, sulla finanza ebraica, ma è vero, è la verità. Purtroppo non è una coincidenza, ma è un fatto ricorrente. Sono tutti sionisti e sono dichiarati sionisti. Certo. Il giudice Brandeis, che ho citato prima, anzi, questo è ricavato dalla lettura di altri libri sull'argomento, che poi citerò magari in un'altra intervista, diceva che l'ebreo ha dei precisi compiti. Se nasce ebreo ed è di religione ebraica, anche un ebreo che volesse cambiare religione e diventare cristiano rimane sempre legato alla sua ebraicità, non all'ebraismo, perché l'ebraismo è una religione, ma alla sua ebraicità, e quindi è un eletto, un selezionato rispetto a tutta l'altra popolazione, che sono cosiddetti chiamati gentili, oppure goim. Ci sono gli Elohim, che sono quelli che comandano tutto, e hanno che alcuni dicono essere gerarchia, anche essere una gerarchia fatta passare per divinità, in realtà hanno dei precisi extraterrestri. Lasciamo perdere il discorso, perché vedi, anche se noi andiamo a vedere questo filmato, questa intervista di Eustace Smiley, dove dice cose che sono di una serietà impressionante e riguardano tutte le tragedie che ha vissuto il genere umano nel cosiddetto secolo breve, il Novecento. Perché? E perché evidentemente vogliono confondere queste cose serie con cose meno serie, con cose fantastiche riguardanti l'insolito, il New Age oppure i dischi volanti, perché appunto la gente sia portata a considerarle queste interviste serie delle cose sempre nell'ambito, da prendere sempre nell'ambito del fantastico, delle cose campate in aria, mentre invece sono cose che effettivamente
raccontano di come è andata effettivamente la seconda guerra. Come dimostra ad esempio ciò che sta avvenendo in Siria, dove i media italiani dicono esattamente il contrario di quello che avviene. Capito? Media considerati tutti assieme, media, giornali, televisioni e quant'altro, meno poche eccezioni di giornali onesti e seri, tutti gli altri dicono esattamente il contrario di quello che avviene. It was typical of their operations because killing people wholesale seems to be a get rich quick idea that if you can kill thousands of people you're going to be very rich. The Holocaust and Ernst Zandl. L'Olocausto è un tale che si chiamava Ernst Zandl. Ernst Zandl is in prison today in Germany. È in prigione, è attualmente in prigione in Germania, sta parlando nel 2006-2005, è morto qualche mese dopo questa intervista a Justus Mallins. Fai sentire un po', che io intanto mi vado a prendere una sigaretta. Perché come sapete io... He was imprisoned in St. Elizabeth under a capital charge of treason. Punishable by the death penalty, but they never dared try him because when they called him in and said, Dr. Pound, because he was a doctor of letters from Hamilton College, how do you defend yourselves on these charges? And Ezra said to them, I will stand behind everything that I've ever publicly uttered on politics. Si sta riferendo a quella che è stata la propria esperienza quando ha tentato di commentare questo, l'imprigionamento di questo tedesco che appunto negava l'Olocausto, un negazionista insomma. Negava, portava prove indiscutibili sulla montatura che c'è stata su questo argomento. Beh, che altro posso dire? Insomma, direi che questo video, che dura circa un'ora e trenta, è senz'altro consigliabile per chi voglia sapere. Ma ne abbiamo sintetizzato l'essenziale? O manca ancora? Mancano ancora da altre cose che sono fondamentali. Un riferimento diretto qui non c'è, però nel libro che Justus Mallins ha scritto, che io ho mostrato più di una volta, sempre in inglese, mai tradotto perché è tabù, per l'editoria italiana, nessuno l'ha mai pubblicato. Il nome della libertà, ovviamente. Come molti altri libri, compresi... Il nome della libertà e della liberazione. Nel nome della libera informazione, sì, che non c'è. Anzi, in quest'altra altra parte dell'intervista continua dicendo che questo Zandl è stato addirittura deportato. Ha avuto proprio la condizione di siccome stava in Canada, è stato deportato in Germania. Poi naturalmente c'è tutta, qui fa solo un accenno, ma chi volesse approfondire l'argomento può prendere la Barnes Review, cioè le varie raccolte di Harry Ilmer Barnes, che è un noto politologo, sociologo, che ha scritto appunto una cinquantina di anni fa, tutta la vicenda, tutti il piano, il meccanismo messo in atto dal presidente Franklin Delano Roosevelt, su ordine naturalmente dell'Organizzazione Sionista Mondiale e quindi delle banche internazionali, per far entrare in guerra gli Stati Uniti. Cosa che si iniziava nel 1937, quando già si stava provvedendo gli Stati Uniti stavano provvedendo a fermare quella che era stata l'invasione giapponese della Cina, appunto con il pretesto che in Cina c'erano molti interessi americani di vitale importanza per gli Stati Uniti d'America. Ma è vero. La figura di Chiang Kai-shek erano superiori però agli interessi che gli Stati Uniti avevano in Giappone. Sì, dubbiamente. Sia di investimento dubbiamente. Che finanziario. Come ovviamente nel dopoguerra. Però, timorosi del fatto che il Giappone potesse costituire un impero espansionista, quindi nell'estremo oriente, e quindi invadere anche non solo la Cina, ma anche quello che hanno fatto, prendere il controllo le isole, della Manciuria, le Filippine, hanno minacciato anche l'Australia, se è per questo.
Ma naturalmente il Giappone aveva bisogno per sopravvivere di quella che era una, un rapporto pacifico con gli Stati Uniti d'America, perché mancava di materie prime, il petrolio, e poi naturalmente voleva mantenere un rapporto di scambi commerciali che erano vitali per la propria ricca di sopravvivenza, sopravvivenza, ricchissima di tecnologia, ma povera di materie prime. Ma povera di materie prime. E poi si è dimostrato il tutto di questo, il vero apice di questo meccanismo con lo sganciamento il 6 e il 9 novembre e il 9 agosto del 1945 di due bombe atomiche proprio in Giappone, quando il Giappone si era già arreso. Anzi, nella trattativa fra l'ambasciatore Namura e poi il premier Toyo giapponese, con prima ancora che ci fosse il bombardamento di Pearl Harbor, quindi lo sganciamento delle bombe a Pearl Harbor, il Giappone aveva proposto fra le trattative un graduale ritiro dalla Manciuria. Quindi nonostante c'è anche il check, e in tutto questo piano, che fra l'altro è poi collegato anche al piano di Hitler per la rivendicazione dei territori che erano stati sottratti a Versailles, quindi il corridoio di Danzica, è anche quello che si riallaccia con lo stesso meccanismo che fa scoppiare, dicono gli storici ufficiali, cioè la court history, quella che si chiama così l'establishment, la storia dell'establishment, avrebbe fatto scoppiare poi la seconda guerra mondiale con l'attacco nazista alla Polonia. Ecco. E le varie offerte di pace, come dico in altre interviste, che erano state continuamente fatte da Hitler per trovare una soluzione, mentre invece nel piano globale, nel piano di questo sionismo per far scoppiare la seconda guerra mondiale attraverso appunto le banche, c'era le banche internazionali, c'era appunto, rientrava il fatto che avrebbero dovuto distruggere il sistema economico e monetario della Germania, che era quello che appunto urtava tutto il vario sistema messo in atto con la Federal Reserve nel 1914, quindi scoppio della prima guerra mondiale, scoppio della seconda, a quanto pare insomma sarebbero, secondo questo autore che sta parlando in questa intervista e molti altri, sarebbero state fatte scoppiare queste guerre appunto per l'acquisizione del nuovo ordine mondiale. C'è qualcuno che continua a chiamarlo nuovo ordine mondiale, cioè un governo globale con un'unica moneta che controllata dal potere finanziario, che vuole la moneta a debito e il pagamento di un interesse sulle monete che avrebbe l'incarico dal governo di emettere, mentre invece la moneta è di proprietà del cittadino che la spende, è nazionalista, quindi deve appartenere ad uno Stato che deve emettere questa moneta, la quale acquisisce valore circolando fra i legittimi proprietari e non deve essere emessa da terzi, i quali pretendono naturalmente attraverso un sistema, un ulteriore meccanismo che prevede l'impegno del governo con l'emissione di bonds, di certificati di credito del tesoro, i quali vengono negoziati e c'è un doppio guadagno. Addirittura questo doppio guadagno, come nel caso della costruzione della diga di Muscle Shoals nel Kentucky e nell'Alabama, sì, Alabama e Kentucky, chiesero, c'era un'emissione di moneta di 30 milioni di dollari, si parla del 35-34, e questa emissione di dollari, che fu invece emessa dalla Federal Reserve, va bene, e gli interessi che pagarono il popolo americano per avere questa diga su 30 milioni di dollari furono la restituzione di 66 milioni di dollari, quindi interessi abbastanza cospicui. Per fare la diga. Muscle Shoals, che vuol dire le piene di sabbia che devono essere dragate per fare la diga. Ecco. Per concludere, diciamo anche che ci sono degli intellettuali. Guarda come sorride. Sono degli intellettuali americani che sono fuori e contro il sistema, non è che l'America sia compattamente sotto questa gente, e vogliamo ricordare Gore Vidal, che è morto qualche mese fa, che è stato sicuramente il più importante, il più significativo e più noto a livello mondiale intellettuali americani. Lui stesso nel suo ultimo libro ha parlato anche del fatto che l'attacco di Pearl Harbor era stato congegnato, previsto, organizzato dall'amministrazione Roosevelt.